Buonasera ragazzi, bentornati su Climbing No Big. Avete fatto buone vacanze? Siete pronti a riprendere l'arrampicata? Cosa c'è di meglio che tornare a Guadagnolo? Questo è un periodo perfetto, fresco, un posto alto dove potete riprendere la vostra forma e affrontare vie di tutti i gradi. Cosa c'ha di speciale Guadagnolo? Che offre vie di montagna. Che vuol dire vie di montagna? Vuol dire vie che offrono una conformazione di arrampicata particolare, diversa dalle solite falesie, quindi con conformazioni rare, con camini, tetti, diedri, svasi e situazioni abbastanza articolate che sono molto simili a quello che potete trovare nelle multipitch di montagna. Oggi andiamo a vedere questa bellissima via del Masso Caduto, una storica via al centro del settore della fascia superiore di Guadagnolo, che è gradata 6A, quindi un bellissimo 6A da fare se volete provare una via di montagna. Anticamente la via del Masso Caduto era divisa in due tiri corti da 15 metri, oggi è una via lunga 30 metri, il primo tiro era dato 5B+, il secondo tiro era dato 5C5C+, oggi il concatenamento di due tiri dà un 6A che vi assicuro ci sta tutto. Ma veniamo a noi, siamo nel settore centrale, quindi questo settore si chiama settore Merni Bassa. Una delle prime vie è questa via del Masso Caduto che come vedete si riconosce facilmente per il grande masso che sta alla base e la via è sostanzialmente divisa in due pezzi, c'è un primo diedro strapiombante, leggermente strapiombante, assolutamente tecnico che adesso vedremo, poi c'è una sosta e poi si sale la seconda sezione un po' più difficile che anche questa leggermente strapiombante che sorpassa in maniera tecnica alcuni tetti. Noi di Climbing No Big siamo un po' fuori dagli schemi, vi proponiamo quindi la visione integrale full spoiler di questa bellissima via. Se la volete fare a vista non guardate questo video, altrimenti guardatelo per studiare la via se il vostro grado è al limite e sicuramente è una via che vi mette sempre alla prova. Io ho fatto questa via varie volte, ogni volta che la rifaccio faccio passare un anno e mezzo, così faccio finta di scordarmela ed effettivamente faccio fatica a ricordarmi tutti i passaggi perché è una via molto tecnica, di testa e con passaggi assolutamente non intuitivi. Farla a vista è veramente difficile se state intorno a questo grado. Come sapete Guadagnolo è un posto molto fresco, quindi assolutamente consigliato nei periodi estivi vicino Roma e soprattutto, come vi dico, questa via è molto utile per allenarsi e andare a fare vie di montagna, multipitch di montagna. La via è molto ben spittata, quindi ve la consiglio assolutamente sicura. Partiamo, come vedete arriviamo alla base del diedro, dalle riprese si intuisce che c'è un certo, è abbastanza strapiombante la roccia e soprattutto a destra dello scalatore c'è questo tetto che viene fuori che dà molto fastidio nell'affrontare questo cammino diedro che è un po' una via di mezzo.
vi lascio guardare con calma quanto tempo ci ho messo a ricordarvi come si faceva. Ecco, come vedete ci sono vari modi di farlo. Uno dei modi è incastrarsi dentro, proprio classica tecnica di Amino: mi incastro, mi appoggio di spalle, punto i piedi in opposizione e salgo piano piano. È scomodo, quindi non è intuitivo, è assolutamente didattico. Se volete allenarvi a fare dei cammini ve lo consiglio assolutamente. Salgo il primo cammino, si arriva quindi in questa cengia comoda dove si può fare un riposo assolutamente completo. Anticamente la prima catena si fermava qui, questo passaggio, questa prima sezione è data di grado 5B+, che è un grado tra virgolette alto se sapete fare i cammini. In realtà il cammino poi è abbastanza semplice, se non sapete fare i cammini è un grado assolutamente stretto, quindi per questo vi consiglio proprio di fare questa via molto didattica. Vediamo adesso la seconda sezione. Parte con questa placca che affronta subito un piccolo tettino leggermente strapiombante. Le prese a destra sono tutte svase, quindi il video non rende, ma diciamo preparatevi ad affrontare tutte le prese svase. Infatti viene molto spontaneo afferrare i rovesci e il bordo del tettino per uscire.
Ecco, la parte che dà un po' il grado è sicuramente questa successiva al tettino, che va via via strapiombando, vi fa stancare un po' e vi fa arrivare sotto quello che è un po' il passaggio chiave. Questo passaggio chiave io puntualmente lo sbaglio. Adesso vediamo come l'ho sbagliato per poi vedere come si fa effettivamente. Ecco, vedete, da bravi boulderisti di palestra viene istintivo afferrare il bordo del tetto destro e mettersi in posizione in boulder, perché quella è decisamente una buona maniglia. In realtà così non si esce, o comunque se riuscite a uscire è molto difficile, perché per uscire dovete riuscire a mettere il piede sul bordo del tetto destro, quindi dove ci avete la mano, quindi non è questo il modo in cui si esce. Vediamo adesso il modo corretto in cui si esce. Quindi non bisogna afferrare la scaglia del tetto, bisogna andare assolutamente dall'altra parte, rimanere coraggiosamente sotto questo grande spigolo strapiombante, afferrando una serie di svase poco rassicuranti. Se andate a vista dovete avere una bella resistenza, perché vi accecate subito, sono tutte svase, siete in posizione strapiombante, quindi vi stancate e riuscirete a uscire quando, come vedete, riuscite a mettere il piede destro sulla scaglia che prima avete preso con le mani. Quella è la chiave per uscire, perché vi consente a questo punto di fare il ribaltamento e arrivare sulla cingia finale. La cingia finale è abbastanza semplice, vi consente di arrivare in catena agevolmente, e a questo punto avrete completato questa bella via di 30 metri abbondanti, forse una delle vie storiche di Guadagnolo, la via del Masso Caduto. Ricapitolando, una via molto didattica in una bellissima falesia che offre delle vie fantastiche grazie a Memmo Fornari e al suo team, che ha chiodato e che continua a chiodare e aprire nuove vie in questa fantastica falesia. Ringrazio Federico Secci, il nostro professional drone operator, che ha fatto queste riprese e che mi ha consentito una volta tanto di scalare in tranquillità senza preoccuparmi del drone. Bene ragazzi, ci vediamo presto su Climbing No Big per altre novità, altre vie full spoiler e consigli per chi inizia ad arrampicare. Buona scalata a tutti!